conclusa la 19ª edizione della Sagra della Goletta, Ponterio nel comune di Trecastelli. L'evento, svolto dal 13 al 15 settembre, ha visto la partecipazione di molti cittadini nelle tre giornate, a partire dalle prime ore del mattino con la Camminata della Salute, lunga circa 10 km. Per i più sportivi, invece, l'evento ha messo a disposizione la tradizionale gara di ruzzola, memoria Elso Donati, Nazareno Angeloni e Mario Marinelli. Com'è andata quest'anno? Molto bene, perché siamo riusciti a fare 37 squadre, cosa che prima mai capitato. Ecco. Gente venuta da Perugia, da città di Castello, da Macerata, insomma da varie zone. Siamo rimasti veramente contenti, perché questo memorial erano tre personaggi, ma personaggi storici della ruzzola che insomma lo sentivano un po' tutti. L'evento poi è proseguito con la gara ciclistica amatoriale, aperta a tutti gli enti della Consulta. Quanti chilometri sarà lunga? Ma le gare sono tre, sono 12 giri la prima, 10 la seconda e quella che sta partendo adesso 12 giri. Quanti partecipanti hanno aderito? Ma grosso modo 100-110 persone, diciamo, corridori, via. Lo stage di balli di gruppo ha animato la festa grazie al maestro e coreografo Luis. Basta! Due! Le ripeto! Le serate poi sono proseguite con gli stand enogastronomici lungo il percorso della festa, con un menù dedicato alla rinomata goletta. Si cucina così, viene prima tagliata, sottilissima, poi si appoggia su una griglia, su una piastra, non viene tanto cotta, una cosa che può andare, e poi ragazzi è tutto da assaggiare. Soddisfatto l'organizzatore dell'evento, che per le tre giornate ha messo in campo un ricco programma. Tanta gente che è arrivata ieri sera, che sta arrivando, e poi tutte le iniziative che ci sono, i giochi, la musica, sia per gli anziani, per i giovani, giù al centro sociale. Quindi è una festa che sta riuscendo molto bene.